Io sono Diego Zanga, ho qualche certificazione, tra cui una su Kubernetes, e vengo più che altro per parlare anche del meetup, nel caso specifico quello su Milano, Kubernetes, per cui questo speech appunto aveva il logo, invece di avere la faccia mia, il logo del meetup. Per cui se vi interessa un'attività, quant'altro, noi stiamo riprendendo con i meetup e quindi periodicamente, almeno una volta al mese, ci saranno degli incontri. Proprio anche probabilmente in Sorrenti, che si resa disponibile per quella sede di Milano. Quando si va ad utilizzare un nuovo applicativo, un nuovo strumento, purtroppo questo richiede sempre una marea di tempo, cioè uno sforzo, perché c'è sempre una certa difficoltà nell'apprendere magari nuove tecnologie, riuscire a superare i primi step. E ci può essere anche la difficoltà del quanto tempo ti serve, quanto devi oltre al fatto che magari nelle prime attività riesci a ottenere scarsi, nel primo periodo riesci a ottenere scarsi risultati, c'è il problema complessivo poi di quanto tempo ti porta via un'attività. E perché parlavo del fatto che in qualche modo questa è una prosecuzione? Perché parlare di Kubernetes, di Prometheus e di Grafana, il tema specifico è attorno alla questione della metrica e quindi di Prometheus, che fa parte di CNCF. Quindi nel grafico di prima, nella presentazione di prima, in mezzo ai vari disegni, ce ne saranno giusto un paio appunto, per far vedere che c'è questa correlazione, che l'environment, il posto dove questo progetto cresce, è all'interno della Cloud Native Foundation come Kubernetes. E quindi c'è quella schermata di riferimento di prima sul fatto che dietro comunque c'è un'ampia gamma di aziende che hanno sottoscritto un canone in Cloud Native Foundation, spendendo cifre significative, ma non per questo poi andando a bloccare o a intervenire rispetto a quelli che sono i progetti per dire devo vendere qualcosa di mio. E i progetti in questione sono progetti open source. E nel landscape, forse la mia versione era un po' più vecchia, dipende quando ho preso la screenshot, perché nell'ultima versione è estremamente più ampia, ed è che si può zoomare per andare nel dettaglio a capire quelle che sono le aree. C'è tutta un'area specifica legata alla parte dei progetti per controllare la metrica, per controllare i log, per controllare tutta una serie di step, ed è legata a questa, la Observability and Analysis. I gruppi sono divisi in Monitoring, Logging and Tracing, dove i progetti sono quello di Prometheus, di CNCF, FluentD di CNCF, Open Tracing e Jagger di CNCF. Quindi progetti sostenuti da un ampio gruppo di aziende. Progetti, nel caso specifico, quello di Prometheus, quindi con la fiaccola lì sopra, è un progetto che nello specifico si occupa di un'attività, cioè quella del monitoring, che è ben diversa dal tema del logging. Nel logging andiamo a gestire del testo sostanzialmente, quindi un output dei vostri applicativi, di applicativi di terzi, che è sempre presente, è dovrei dire una norma, è difficile che qualcuno scriva un applicativo senza produrre un log dell'applicativo, e lo scopo del log è quello di aiutare le persone nel capire se c'è un problema, qual è il problema, cosa sta succedendo, tracciare le diverse attività, quindi evidenziare in qualche modo una serie di aspetti, ed è in qualche modo la norma. Per cui normalmente non mi pongo mai il problema, quando uso un applicativo, del fatto se ha il log, ma mi chiedo semplicemente dove ha il log. E ci sono degli strumenti che consentono qui di gestire la parte del logging, ma c'è tutta una parte che si occupa della parte invece del monitoring, che non è, diciamo così, uno strumento frequentemente utilizzato per la parte che andremo a vedere noi, quella della metrica, quella di Prometheus, perché in generale il monitoring è qualcosa che viene messo in atto, per cui c'è chi magari ha utilizzato i Ching o altri Nagios, altri tipi di strumenti per andare a fare un'attività di monitoring, e qui in qualche modo il tema è quello di
andare a preoccuparsi del come andare a inserire una metrica e quindi avere un ulteriore strumento di controllo dentro il vostro applicativo, dentro l'applicativo che andate a sviluppare o dentro un applicativo che già avete, come andare ad aggiungere questo tipo di funzionalità. In qualche modo la questione è perché Prometheus, perché ci sono molti progetti, ci sono molte soluzioni. Innanzitutto questa è estremamente compatibile con il cloud e con Kubernetes, e per quale motivo si trovano nella stessa fondazione, hanno gli stessi promoter, sono progetti open source. Quindi questo in qualche modo è un valore, quindi dato che lo scopo della presentazione è quella di illustrarvi quelle che sono le funzionalità, ma il problema di fondo diventa che queste funzionalità potreste trovarle magari anche in altri applicativi. Quindi perché usare questo applicativo? Perché è un applicativo open source, quindi lo trovate su GitHub. In realtà trovate poi anche una parte che qui non affronteremo, che è la parte dell'alert manager, mentre magari su NodeExporter qualcosa diremo. C'è quindi una parte legata alla sicurezza, perché la Cloud Native Foundation ha messo dei soldi a disposizione per effettuare un penetration testing, quindi andare a verificare gli aspetti legati alla sicurezza. E sono un aspetto importante, perché se i prodotti che utilizzate non sono sicuri, e ora cos'è che dà la sicurezza? In questo non è che il penetration testing offre la sicurezza. Il penetration testing è uno strumento che dà un report sul grado di sicurezza e sull'analisi effettuata la sicurezza, quindi sapete che è stata fatta un'attività da terzi. Molti progetti fanno questo lavoro, ma se voi non avete il report, se voi non avete le indicazioni, non sapete se è stato fatto, se non è stato fatto, eccetera. Quindi questo è un esempio poi del tipo di integrazione, del tipo di risultato ottenuto dal fatto di stare nella Cloud Native Foundation. E ha un'ampia base di utenti, tra cui anche aziende che si occupano di offrire servizi di monitoring a scatola chiusa, quindi voi dovete semplicemente pagare, collegarvi e la questione è risolta, mentre in questo caso questo tipo di strumento richiede da parte vostra degli interventi, qui ci siano sia utenti finali che aziende terze che rivendono servizi, eccetera. Kubernetes, questo strumento ha un valore e ha un valore che si evidenzia nel contesto di Kubernetes. Se io avessi un banale applicativo, dove sta la banalità? Nel fatto del ho un applicativo client server dove devo gestire 5 utenti, dove non devo fare particolari attività, e allora la complessità dell'applicativo è semplice, i problemi che io dovrò affrontare presumibilmente saranno a loro volta semplici. Nel momento in cui invece mi dovessi ritrovare in una situazione in cui il mio prodotto nasce magari rivolto, perché ho pochi clienti all'inizio, quindi vado a costruire una soluzione che si rivolge a 5 persone, ma che poi deve rivolgersi a 50, a 500, a 1000, a 5000, oppure deve già nascere avendo una larga base di utilizzatori, la complessità può aumentare. Nel contesto di Kubernetes, cosa succede? Che in qualche modo il numero dei computer coinvolti è maggiore, e già questo può essere un aspetto di complessità. In realtà non stiamo parlando di computer, ma stiamo parlando di container, perché il risultato finale è che Kubernetes facilita il fatto di andare a lavorare a microservizi, quindi io posso iniziare a utilizzarlo perché ho un'applicazione monolitica, provo ad inserirla, provo ad aggiungere dei servizi per il fatto di averla messa in un cluster di Kubernetes, e poi vado a smontare una parte dell'applicazione monolitica, a renderla a microservizi, ma mentre faccio questo mi ritrovo con più container e in qualche modo mi ritrovo davanti un po' come al dover gestire più computer sostanzialmente. Quindi in realtà, per quanto non abbia la medesima complessità, mi ritrovo davanti al fatto che mi diventa estremamente semplice spezzare il mio applicativo in tante parti e renderne più semplice l'analisi, e poi scoprire che una parte del mio applicativo
ha più problemi, ha bisogno di una maggiore scalabilità, un'altra parte ha meno problemi, ha meno esigenze, un'altra parte ha tanti problemi ma comunque meno esigenze, quindi non ha la necessità di dover scalare in modo lineare come il resto dell'applicativo. E quindi il fatto di trovarmi all'interno di questo ambiente mi dà sì un'opportunità, ma mano a mano mi trascina verso nuovi problemi, perché il fatto di lavorare a microservizi poi mi richiede di avere più container da tenere sotto controllo. Qualcuno qui utilizza Kubernetes? Tutti utilizzate Kubernetes? Allora, Kubernetes sostanzialmente richiede che mentre qui questa è l'immagine, l'indicazione ufficiale, il grafico ufficiale che presentano, che trovate sul sito di Kubernetes. Sul sito di Kubernetes ci sono tutta una serie di guide che spiegano passo passo come muoversi, vi danno i riferimenti anche ai kata, come effettuare degli esercizi step by step, che possono essere sia per la parte dell'installazione sia per la parte della gestione dell'applicativo. Spesso molte persone che si affacciano sul mondo di Kubernetes sono sviluppatori e non sistemisti, nonostante il problema di farne il setup richiede un intervento da parte dei sistemisti. Voi sviluppate software? Ok, quindi qui qual è il problema? È che passando dalla virtualizzazione, dove in una macchina virtualizzata io ho un boot perché ho un BIOS, ho tutta una serie di step che vengono proposti in questo computer virtualizzato, quando invece vado nella containerizzazione io non ho un BIOS, non ho tutta una serie di problemi di cui mi devo preoccupare, quindi io quando vado a creare un container non mi preoccupo di dirgli a questo container devo dare un lettore CD-ROM, a questo container devo dare tutta una serie di informazioni collaterali, gli devo dare un floppy disk, quando riparte vedo la schermata perché ha un tempo per effettuare un boot, eccetera, eccetera, quindi lo vedo come si presenta nelle informazioni che mi comunica tramite la scheda video, perché ha una scheda video, la macchina virtualizzata, si presenta, lo vai a configurare configurando una scheda video virtualizzata a sua volta, mentre nel container tutte queste cose non ci sono, quindi non le vado ad inserire. Nei container ci sono poi una serie di aspetti che io dovrei invece andare a gestire, che sono quelli legati alla memoria, ma che di base non mi vengono proposti come problemi. Quindi mentre io creo una macchina virtualizzata e mi vengono poste tutta una serie di domande, sulla parte del container ci sono alcune domande comuni, per esempio sui consumi di memoria, che non mi vengono posti ma di cui io dovrei andare ad occuparmi. Cosa succede? Che questi container occupano molto meno risorse. Quindi hanno in che modo possono occupare molto meno risorse? Perché se io utilizzo lo stesso medesimo applicativo dentro una macchina virtualizzata, dentro un container, probabilmente avrò dei problemi perché dovrò adeguare l'applicativo. Nel dover adeguare l'applicativo mi ritrovo a scomporlo in singole parti, la parte che si occupa magari di offrire un certo tipo di servizi, quindi mettiamo che l'applicativo deve fare tutta una serie di attività e poi tradurre i documenti in un formato PDF e usare un servizio terzo. Prima l'applicativo monolitico era una somma di tanti applicativi, nell'applicativo monolitico qualcosa si poteva rompere, quindi il servizio poteva diventare instabile. Se io lo spezzo in tante singole parti io potrei avere un problema che si ripresenta ancora, perché il software magari ha più o meno sempre le stesse caratteristiche, quindi io potrei avere una parte del software che rimane instabile, ma a quel punto si trova solo in un container e quindi è solo quel container che ha dei problemi. Io qui non affrontiamo proprio il tema del come funziona Kubernetes, tutti i dettagli, solo per dare un po' un inquadramento sul tema. Mi viene richiesto di andare a scrivere un file YAML, quindi di andare ad aggiungere le informazioni che io costruivo in precedenza sul come il mio applicativo diventa completo, sul come il mio applicativo ora viene distribuito. Quindi se ho un applicativo in Java lo vado a compilare, ho un file jar, magari un file war, se ho un applicativo in .NET dovrò comunque andare a compilarlo, avrò un meccanismo di distribuzione, poi avrò magari il problema che in cloud avrò in qualche modo un applicativo, un gestore web, un container web o quant'altro in cui andare ad inserirlo. Quindi il mio applicativo non funziona se non ha JBoss, se non ha Apache, se non ha Internet Information Server o quanto altro. Quindi ci sono una serie di elementi che mi servono per pubblicare il mio applicativo. Qui il riferimento in tutte queste righe che sono qui riportate per definire come deve partire un container,
In realtà non sono neanche la parte minima, perché c'è un po' di eccesso di descrizione, ma sostanzialmente qui gli viene detto: guarda, prendimi un'immagine, non c'è un percorso completo, per cui si aspetta di andare a prenderlo dal repository ufficiale di Docker per la parte Nginx, e qual è la porta che lui va a aprire? La porta 80. Quindi vengono date due o tre indicazioni per dire: questa è l'unità minima che sto utilizzando su Docker, su Kubernetes, cioè il pod. Io ho lì dentro sostanzialmente una associata a questa immagine, l'ultima riga di esecuzione di questa immagine avrà un'indicazione che gli dirà: fai partire l'applicativo. Quindi lì non ci sono i comandi per eseguirlo, ma ci potrebbero essere ulteriori istruzioni. Un file più complesso è quest'altro, dove qui gli viene detto: guarda, io voglio una replica, no, ne voglio 5, no, ne voglio 5000. Quindi non sto facendo partire un solo container, ma magari ne potrei voler far partire N. Voglio che però abbia tutta una serie di caratteristiche, quindi l'immagine ha un percorso in base al repository da cui viene, quindi è più lungo, ha un tag per la versione, ha più informazioni. Gli viene detto: guarda, controlla che il servizio sia vivo a questo indirizzo. E quindi più informazioni aggiuntive rispetto al mio applicativo di base. Io ho scritto un applicativo, questo applicativo magari deve semplicemente dire hello world. Come faccio a sapere che l'applicativo sta funzionando? Se questo applicativo dà questo messaggio sulla porta 8080, chiamo la porta 8080 e vedo se la risposta è 200. Se non mi arriva l'HTTP status 200, vuol dire che c'è un problema. Quindi io già di base mi ritrovo che se vado a lavorare con Kubernetes devo imparare ulteriori informazioni che mi servono per andare a completare la definizione del mio applicativo. Se voglio poi arrivare a mettere questo applicativo in testo e in produzione, dovrò dirgli quindi come in questo contesto, dove andare a prendere i dati dell'immagine del mio applicativo, su quale porta esporlo, quali sono una serie di criteri di sicurezza, se deve agganciare dei dischi, perché ha bisogno di dischi per avere informazioni sulla configurazione ulteriore, perché magari è un applicativo che ha bisogno di contattare più fonti, per cui magari sto aggregando informazioni da più servizi meteo pubblici e quindi ho gli indirizzi di vari servizi a cui mi devo collegare, oppure un applicativo di natura finanziaria e ho delle fonti, che ne so, per sapere dove prendere i dati del Nasdaq o quant'altro, perché mi devo collegare ai flussi di Twitter e devo fare un'analisi di quei flussi e così via. Quindi tutto questo mi richiede del tempo. Questo tempo proverò a convincervi che è tempo che insomma vale la pena spendere, perché in qualche modo Kubernetes è una sorta di Linux del cloud, quindi una sorta di strumento che è estremamente pervasivo. Sui vostri cellulari ci sarà presumibilmente un sistema Unix e molto probabilmente un sistema Linux, cioè Android. Sui computer desktop di molte persone questo ancora non è presente, ma ora ce lo sta portando Microsoft, perché all'interno della distribuzione di Windows 10 va ad inserire una distro di Linux per poter offrire dei servizi, per poter facilitare alcuni tipi di attività e così via. E lato server, su internet la maggior parte dei computer da molto tempo utilizzano Linux. Il problema dell'utilità di Kubernetes e del come andare a gestire tanti computer, e in qualche modo per riuscire ad andare a gestire tanti computer, tu metti tante persone all'aumentare dei computer o trovi delle soluzioni più efficaci per gestire gli applicativi che ti richiedono e che sono eventualmente il motivo per cui hai dovuto gestire tanti computer. Quindi il problema di tanti computer è legato agli applicativi, uno non monta i computer semplicemente lì per non fare nulla, ma per svolgere delle azioni. Quindi Kubernetes mi chiede: io cosa voglio fare in più con il mio applicativo? Quindi mi chiede quali sono i file di configurazione, quali sono tutta una serie di politiche con cui andare a gestire il mio applicativo per fargli prendere vita. Una configurazione che io potrei avere è che il mio applicativo in Kubernetes potrebbe essere accessibile via internet, perché Kubernetes ha un ingress, cioè il meccanismo con cui l'applicativo viene esposto, relativo file di configurazione, quindi ha la definizione del servizio, del front-end, con
più pod, quindi questa unità minima della, nella gestione dei, dei container in Kubernetes, che potrebbero scalare, quindi io potrei partire con due macchine, una macchina o averne di più. Io le chiamo macchine perché per quanto container, nella visione dall'esterno di come funzionano i servizi, quando io dialogo con un servizio, io mi ritrovo che c'è una macchina che ha un indirizzo IP, potrebbe essere virtuale, potrebbe essere reale, potrebbe fare riferimento a un container, non lo so, ma mi aspetto che il risultato nell'attività sia identico indipendentemente dal modo in cui questo viene è stato gestito il servizio. Quindi ho un applicativo, se mi serve che un applicativo svolga una funzione, non è importante il dove sta, ma che sia sempre in grado di svolgerla nelle medesime condizioni sostanzialmente. Quindi io potrei avere appunto la gestione dell'ingress, il servizio di front-end, il mio applicativo, il servizio di back-end e poi il back-end. E visto così potrebbe sembrare tanta roba, se non fosse che qua sostanzialmente Kubernetes mi propone un paradigma dove io invece di andare a indicare gli indirizzi IP di tutti i miei, computer, posso velocizzare questa attività in modo significativo buttando via il problema degli indirizzi IP, ma usando un DNS interno, usando il nome del servizio, eccetera. Quindi c'è una certa complessità, ma è affrontabile, quindi in qualche settimana riuscite a lavorare senza problemi con Kubernetes, con una certa padronanza, anche la parte di Docker non vi richiede poi tutta questa conoscenza. Mi muovo un po' più veloce perché il tempo sta volando. Quindi cosa c'è normalmente nell'unità minima di Kubernetes? C'è un pod che avrà un indirizzo IP, avrà un container, eventualmente avrà dei dischi, uno o più dischi, ed eventualmente potrebbe avere più container. Quindi non è detto che l'unità minima sia il singolo container. Normalmente non avete nessun motivo per gestire le vostre applicazioni con più container. Perché normalmente i container successivi sono container di servizi, di supporto, di qualcosa che non andate a scrivere voi, ma che trovate pronto e che andate ad aggiungere alla vostra gestione. E poi a un certo punto c'è un nodo, un computer fisico oppure una macchina virtuale, e lì dentro vengono caricati tutti i vari pod. Quindi sostanzialmente uno o più container che vengono poi gestiti. E io a quel punto cosa mi ritroverò a poter fare? Mi ritroverò a poter vedere gli eventi, di poter chiedere a Kubernetes cosa sta succedendo, ci sono stati dei problemi? Ah guarda, quella macchina non riusciamo a installarla perché non abbiamo accesso alla risorsa, o altri problemi che si potrebbero presentare. Oppure potrei andare a cercare i log di riferimento dell'applicativo in base a quello che io scrivo, perché se sono i miei applicativi in quel momento non hanno scritto niente, io nei log non troverò nulla. Quindi di base l'evento è qualcosa in più perché mi cita quegli aspetti più tipici legati alla parte di Kubernetes, mentre il log cita quegli elementi a cui io potrei essere già abituato. Se lo strumento che sto caricando è Apache, troverò il log di Apache e quant'altro. Quindi fin qui tutto uguale. In più io potrei avere una dashboard che mi presenta graficamente alcune informazioni organizzate in modo visivo dal punto di vista grafico, che potrebbero facilitarmi nell'accesso alle informazioni. Il monitoring. Il monitoring con Prometheus e Grafana. Ora, Grafana è uno strumento che esiste da molti anni, che lo trovate nell'environment, in quel grafico dove vengono presentati tutti gli strumenti della Cloud Native Foundation, ma non sono tutti di proprietà della Cloud Native Foundation. Prometheus lo è, Grafana no. Grafana sostanzialmente in questo contesto mi serve per decidere come organizzare i dati per produrre un grafico, ma non è quella che acquisisce i dati, è quella che potrebbe gestirmi gli utenti. E quindi lo scopo della metrica è tentare di produrre, di risolvere dei problemi, di gestire delle situazioni, di facilitare il lavoro con uno strumento diverso da quello del log, perché il log c'è sempre, in più ho anche la gestione degli eventi, poi potrei avere dei grafici che mi presentano la situazione di Kubernetes, ma se si parla dei miei applicativi che ho scritto io o che mi servono per far funzionare i miei servizi, quindi i miei applicativi sotto questo fronte, cosa potrei fare? Trovare dei sistemi per semplificare un'attività che potrebbe essere sia per me sia per terzi, per l'assistenza, per i clienti, per le utenze e quanto altro. Quindi
Il sistema di Prometheus è un sistema, è un database sostanzialmente di tipo di time series, quindi di una sequenza di dati temporali. Si trovava appunto in quel gruppo che abbiamo visto prima e ha delle librerie. Queste librerie per il supporto interessano gli sviluppatori. Se io avessi Postgres e volessi la metrica di Postgres, in quel caso avrò un container da caricare che mi esporta i dati nella modalità per poterli inviare a Prometheus. Quindi non mi servono questi elementi, ma questi elementi mi servono se io voglio strumentare la mia applicazione, se voglio far sì che la mia applicazione sia in grado di mandare dei dati specifici a Prometheus, native e non native, quindi seguite direttamente dal progetto o seguite da terzi, e lì dentro più o meno trovate ogni sorta di linguaggio. Quando si va a lavorare con questo tipo di dati, conviene ricordare, questo è un promemoria, perché nell'architettura di Kubernetes dovete essere voi ad andare ad esplicitare se quando montate dei volumi, questi volumi devono avere una persistenza. Io non so, avete da qualche parte, io ne ho bisogno, li devo trovare nel tempo. Se mi trovo in cloud, le modalità con cui gestire un volume sono diverse in base al servizio cloud, perché la mappatura è diversa, dei comandi leggermente diversi, anche se i comandi di base sono sempre gli stessi. Perché dicevamo, quello è un database e salva dei dati. Nel salvare dei dati quindi ha bisogno di un archivio. Prometheus sostanzialmente fa da base dati per Grafana. Quindi cosa succede? Che Grafana mostra i dati perché li ha trovati nel database, sostanzialmente. Se non ci sono nel database non può mostrare nulla. Grafana è quello che eventualmente potrebbe essere esposto su internet, ma che non è detto debba essere esposto. Prometheus è l'elemento che sicuramente non andrebbe esposto su internet, e di base quando io carico qualcosa in Kubernetes non è esposto nulla, dovrei dare dei comandi specifici per esporre. Quindi io come faccio eventualmente per usare subito i servizi quando sono soltanto nel mio cluster ma non sono esposti? Mi ci posso collegare direttamente e quindi vado a mappare una porta locale con un semplice comando che mi dice questa porta considera come la porta che c'è all'interno del cluster nella sezione privata, e lui poi mi crea un tunnel con crittografia e quindi il traffico dei dati in quel momento è sicuro. Andrò ad accedere a Grafana, mi darà un nome password di default appena questo parte, io vado a sostituirli mettendo i dati adeguati, eventualmente creerò anche altri utenti eccetera eccetera, e eventualmente a quel punto mi preoccuperò di come esporlo su internet in un secondo momento tramite un protocollo sicuro. E a quel punto cosa posso costruire in Grafana? Una dashboard. Una dashboard che mi raccolga delle informazioni, le prime cose che io potrei trovare, che nello script di installazione di base troverò le informazioni di Kubernetes, perché mi verrà predisposto, trovate degli script per l'installazione standardizzata che mi caricano Kubernetes, Prometheus, eccetera, da qualche parte poi pubblicheremo il file, lasciamo anche riferimenti a dove trovate gli script di base e più alcune cose che abbiamo fatto noi per degli esempi che durano un po' di più, dove c'è tempo per entrare meglio nei dettagli. Ma qual è sostanzialmente lo scopo? Lo scopo è di montare tutta questa infrastruttura, di poter costruire dei grafici con i nostri dati, non con i dati di terzi. Quindi il vantaggio di questa infrastruttura è di poter andare a creare un report andando ad indicare una metrica, quindi le pagine mancate su front-end, su back-end per esempio. Come faccio per costruire questa cosa? Dovrò aver inserito, in questo caso qui si parla del client in Java, avrò caricato la libreria e avrò inserito, aggiunto in alcuni punti del mio codice delle indicazioni per dire ogni volta che passa di qua fai più uno, e quello è un counter per dire mi hanno chiamato il tal servizio. Ma io cosa dovrò chiamare? Che tipo di informazioni dovrò poi collegare?
all'inizio in qualche modo conviene avere una sovrabbondanza di informazioni, quindi di andare ad inserire quanti più contatori in quanti più punti. Entrerò di farvi un esempio rispetto a uno dei lavori che ho svolto in passato, che è abbastanza complicato, per dare una casistica pratica dove questo ha un riscontro sul suo valore. Qui c'è un esempio abbastanza banale per dire che questo pannello è possibile esportarlo in JSON e quindi è possibile reimportarlo in JSON, quindi vado a gestire graficamente tutte quelle informazioni, ma quello che sto costruendo è un grafico in JSON, quindi se dovessi riusarlo nel tempo, dovessi fare un backup delle singole versioni del mio pannello, le posso tenere via. E qua cosa sto vedendo? Io qui avevo un flusso per andare a controllare cosa sta facendo il mio front-end e cosa sta facendo il mio back-end. E di base corro il rischio che mi dicano niente, perché finché io non ho collegato il mio applicativo, non ho inserito le librerie, non ho prodotto i dati, quelli non mandano informazioni. Lì di base invece, avendo, siccome molti componenti, in questo caso oggetti per chi lavora in Java, ma potreste avere informazioni rispetto a dei connettori, cioè sistemi per esportare i dati da MySQL, dati riguardanti la metrica, quindi tutta una serie di valorizzazioni, quante connessioni, quanta RAM, quanti consumi, quanti problemi, eccetera, eccetera. Postgres, tutta una serie di database, una serie di servizi che hanno già un componente per esportare i dati e che quindi è accessibile per poter avere queste informazioni. Andrò a costruire un pannello e il pannello che io mi trovo davanti tutto il giorno potrebbe essere il pannello non per, magari per l'attività sistemistica, ma per l'attività di sviluppo, cosa che oggi è difficile, se non praticamente impossibile, trovare. Io avevo bisogno di misurare i consumi di un servizio. Allora, andando ad inserire tutta una serie di informazioni, mi ritrovo con la capacità di poter costruire un grafico, non sul fatto che c'è una variazione nei consumi della memoria, ma sul numero delle richieste effettuate. Quindi quelli sono dei picchi di richieste, dove se vado ad aggiungere anche i picchi degli errori, potrò avere la somma e capire qual è la distribuzione degli errori, perché leggere gli errori in un log non mi porta a capire quando sono effettuati e che peso hanno avuto nel tempo, mentre avere un grafico disegnato immediatamente in tempo reale, perché io nella mia sonda potrei dirgli che esporta i dati ogni minuto, ogni 5 minuti o meno, più scendiamo verso il basso più potrebbe essere complicata questa esportazione dei dati, però già avere un range di un minuto e 5 minuti, quando oggi la maggior parte degli sviluppatori non hanno dati sotto mano, dà un po' un'idea. Allora, capire che si sta verificando un problema, e nel momento in cui sta verificando un problema io so quelli che sono, quello che è l'utilizzo, mi dà un contesto. Ora, se io ho uno strumento di autenticazione verso una banca e io mi vengono segnalati il 100% di errori di connessione da parte di utenti che si collegano alla banca, questo è un elemento significativo che dovrebbe far scattare degli allarmi? Beh, è difficile fare una valutazione a priori, perché capire qual è il range dell'errore richiede delle informazioni, e se io non le ho a priori, il 100% rischia di dirmi nulla, perché se il 100% sono tre persone, e quelle tre persone in realtà è una sola persona che si è collegata tre volte ha sbagliato la password, non significa che la banca si trovi in situazioni gravi. Ogni quanto gli utenti sbagliano le password? Non ne ho la minima idea. Questo dipende probabilmente dall'applicativo, dalla complessità della password, se consente l'applicativo di salvare la password e se l'utente è predisposto per pensare di salvare la password, perché magari in alcuni tipi di servizi più banali si affida nel salvare la password, in servizi che ritiene debbano avere un livello di sicurezza maggiore l'utente non salva la password e allora inserendo la mano rischia di sbagliarla. Se io ho un grafico che mi dice questo quanto avviene, io ho l'idea di quello che succede ai miei utenti. A quel punto, quando io ho un problema, perché avrò una deviazione rispetto a un utilizzo standard su quello che capita, vedrò quelli che sono i consumi, se ho persone che arrivano durante la notte, cosa fanno, quanto fanno, e se hanno dei comportamenti similari a quello che succede durante il giorno. E quando avrò normalmente un disegno a due dune, dirò, cavoli, è perché è pausa pranzo e tutti vanno a casa, perché poi normalmente molti servizi hanno questo tipo di approccio. Ma se io lavoro con il servizio dei registri della scuola, quando tutte le persone usano quel servizio normalmente a partire dalla mattina, in realtà in quel caso il servizio è molto diverso, perché ne viene fuori più o meno un triangolo, perché lo usano tutte le scuole e poi il consumo scende indipendentemente dal fatto che c'è pausa pranzo.
La mia dashboard nel caso reale mi è servita per raccogliere tutta una serie di informazioni che non riguardavano attività sistemistiche, riguardavano l'idea di capire come fare a riprogettare un servizio, perché quel servizio c'era già. È un servizio che deve analizzare dei dati la cui fonte è il Ministero della Giustizia, che non è affidabile perché quando lo chiami ogni tanto non risponde, e anche con una certa frequenza per tutta una serie di problemi legati al fatto che non è sotto il mio controllo e loro non hanno disponibilità economica di mettere tante macchine quante potrebbero servire per gestire le richieste che gli arrivano. Quindi io posso soltanto adeguarmi a quello che succede. E allora magari vado a dare tutta una serie di indicazioni, vado a raccogliere una serie di dati per capire quelli che sono i flussi, per capire come li devo gestirle e capire un po', nel mio caso, vado ad aumentare le macchine e poi ho risolto i problemi della mia vita, visto che i miei utenti lamentano tutta una serie di problemi. Io cosa posso fare? Perché quando i miei problemi, ho dei problemi che non sono, riesco ad evidenziare, che ho dei problemi che non dipendono strettamente dalle mie macchine, ma il fatto che i problemi dipendono dal back-end, che non ho sotto il mio controllo, questa metrica mi consente in qualche modo di estrapolare anche informazioni tra la differenza tra i problemi miei e quelli del back-end, e quelli che sono problemi miei, ma che in realtà sono stati generati dal back-end, perché se il back-end non mi risponde, io a mia volta non posso rispondere, e quindi ho delle difficoltà. Provo ad inserire quanta più metrica possibile, provo ad andare a tracciare dei dati, perché poi l'idea di base è quella di dire, cavoli, quando io poi saprò quello che succede davvero, perché il software, anche se l'ho scritto io, non fa quello che voglio io. Il software in cloud ha dei consumi, ha una dinamica in base a quello che fanno gli utenti. E questa, l'insieme di più utenti, all'aumentare del numero di utenti, è facile fare magari una valutazione quando uno pensa, vabbè, ma se ci sono 10 persone succede questo. Quando però le persone cominciano ad essere 5.000 o 50.000, è difficile riuscire a pensare, a fare un'analisi, di sicuro non la fai così a mente. No, dici, aspetta, ma verrà fuori questo. Hai bisogno di informazioni. Qual è lo scopo delle informazioni? Quello di poter dare dei dati, questi sono alcuni grafici banali, perché poi potevo raccogliere anche queste informazioni. In realtà i miei grafici nel dettaglio riguardano l'analisi nella frequenza delle chiamate, tutto un dettaglio estrapolato su questa parte, perché io poi posso mettere tutti i singoli dettagli. Nel mio caso io ho messo nella chiamata un dettaglio per poter sapere qual era il tribunale che andavamo a chiamare e qual era il tipo di servizio. E questo mi consentiva di poter fare un'analisi poi nel dettaglio, perché di fatto io non avevo solo un back-end, ma più back-end, cioè ogni singolo tribunale, in ogni tribunale ci sono almeno 3-4 servizi, quindi l'analisi su questi per poter dire, cavoli, ma sai che il problema mio è che non va il back-end, che non è mio ma è del Ministero, e quello che non va è il Tribunale di Torino, e quello che non va è il servizio di giudice di pace in forma trasversale, oppure a macchia di leopardo, per avere un'idea. Lo scopo di questo, se ricordate quei disegnini dell'omino con la ruota quadrata e gli omini che rimangono fuori morenti, è avere un'idea di quello che succede ed essere in grado di erogare servizi e dire, cavoli, però se io adesso devo riprogettare un servizio, cosa faccio, cosa non faccio, come mi pongo. Questo, ahimè, richiede un po' di lavoro, perché poi il problema, facendo riferimento alle librerie, questo... Avrò, se sto lavorando con Kubernetes, probabilmente non è perché è un sito web dove devo gestire due persone. Sto lavorando con Kubernetes probabilmente perché ho dei servizi, questi servizi hanno molti dati, si rivolgono a molte persone, oppure sono molti dati, hanno una criticità, e io devo tenerli sotto controllo. E quindi questo è uno strumento in più per tenerlo sotto controllo. Prometheus è un servizio che si aspetta normalmente di andare lui a contattare gli applicativi per estrapolare le informazioni. Quindi nel momento in cui io ho strumentato il mio applicativo, lui si aspetta di chiamarlo per estrapolare i dati. Per tutta una serie di motivi, però questo potrebbe dare tutta una serie di rogne. Per esempio, voi state sviluppando, siete in fase di test. Quando sei in fase di test e lui fa il controllo ogni 5 minuti del tuo applicativo, il tuo applicativo non può andare a prenderne i dati, perché l'applicativo magari è rimasto in vita per un minuto, mezzo minuto. Stai facendo 4 test, hai eseguito delle attività, poi hai chiuso l'applicativo, stai facendo delle modifiche eccetera, e mano a mano non riesci ad accumulare dati. Allora puoi restringere il range di ricerca eccetera eccetera, ma magari tu stai in test sulla tua macchina e quello si trova in cluster da un'altra parte, tu vorresti che fosse un altro il gestore, quindi c'è una certa difficoltà nel farsi raggiungere. Allora esiste un altro meccanismo che loro mettono a disposizione, che si chiama Push Gateway. Quindi io posso dire a Prometheus, no guarda, tra i tanti servizi di cui tu devi andare a scansionare c'è anche questo. Quindi il mio applicativo manda i dati al Push Gateway e
il push gateway verrà poi chiamato di volta in volta da Prometheus per estrapolare i dati. Prometheus ha una console che mi consente di verificare che lui abbia letto quelli che sono i file, le configurazioni di riferimento da andare a consultare, e se quel tal servizio è attivo. Quindi non è un sistema banale, non è un sistema diciamo che vi chiede poco sforzo per l'apprendimento, ma è un sistema che ha tutta una sua bontà nel produrre dei risultati, perché consente a chi sviluppa software, quindi in qualche modo appunto il tema era quello di strumentare la vostra applicazione per andare a cogliere informazioni sui vostri applicativi, per poter dire ora so cosa fa il mio applicativo e di conseguenza valutare come operare. Oggi il problema in una nuova release è che genericamente o va o non va, quindi in qualche modo c'è un problema sull'utente o non c'è un problema sull'utente, quindi fate tutta una serie di test, fate tutta una serie di attività, a un certo punto eventualmente si presenta un problema e quel problema è davanti all'utente, quindi comunque quando si va in produzione non lo si fa a cuor leggero, lo si tiene sotto controllo per capire bene, per poter guardare cosa sta effettivamente succedendo. Quindi di solito non c'è nessuno che dice ok adesso switch e basta, perché tanto sono sicuro che tutto va perfettamente, e questo è uno strumento in più per andare a dire, certo, se io incominciassi a raccogliere anche degli altri dati, incominciassi ad avere anche un altro set di informazioni, potrei avere un'idea e dire cavoli, sì, abbiamo messo l'applicativo in produzione, gli utenti non si lamentano, sembra che vada tutto bene, ma perché oggi abbiamo un grafico diverso? Quando il lunedì il flusso è di un altro tipo? Cosa sta succedendo? E quindi questa è una qualche informazione aggiuntiva. Se avete domande, se avete quant'altro, ho tentato un po' ripercorrere un po' quello che è il percorso di presentazione, è sicuramente uno strumento che è più semplice comprendere nel momento in cui si è già superata la fase di acquisire le informazioni su Kubernetes, perché non è uno strumento in qualche modo avulso. Se io ho bisogno di due server, sto lavorando solo con due server, eccetera, eccetera, non riesco bene a vagliare le opportunità che questo mi offre. Se ho un applicativo monolitico, mi sono mosso su Kubernetes, sono andato in cloud per tutta una serie di motivi, quindi avevo delle esigenze, poi mi troverò davanti ad avere più container, quindi mi troverò davanti comunque a una complessità di natura diversa, dal monolite al numero dei web service, e di lì alla capacità di andare a capire quello che succede in un modo più efficace. Perché se io ho degli errori, l'avrò comunque scritto nel mio log, se io ho tante altre cose, l'avrò comunque indicate, ma questo è un sistema che mi consente di aggregare delle informazioni in tempo reale con una metrica, una misura che potrebbe riguardare la velocità. Se io riesco a fare login su un servizio, questo potrebbe essere un'informazione, un fatto. Se però io per fare login impiego 5 minuti e prima invece impiegavo 3 secondi, questo è qualcosa che magari io non ho scritto nel log, e avrei delle serie difficoltà a misurare il mio applicativo. Ma se metto il tempo nel momento in cui uno fa la richiesta di login e la vado a chiudere nel momento in cui uno ha superato la fase di login, perché magari devo rivolgermi a un sistema LDAP o qualcos'altro per andare a verificare le identità, ho anche sotto controllo delle informazioni extra, qualcosa che oggi non tengo sotto controllo, e lo scopo è avere un maggiore controllo su quello che succede. Come hanno fatto i vari tizi che alla CIA si sono fregati i dati? Sono entrati, hanno fatto delle operazioni anomale, hanno estrapolato milioni di informazioni ed evidentemente nessuno stava controllando. Oggi è successo qualcosa di diverso, perché quel diverso doveva essere il segnale che se c'è un tizio che adesso prende milioni di dati, normalmente questo non succedeva in mezzo a due o altre persone, c'è un'anomalia. Eppure l'uso era regolare, era il fine che era non lecito. Quindi ci sono una serie di strumenti e di meccanismi in più che nel momento in cui voi utilizzerete Kubernetes, inserire anche questo elemento tutto sommato sarà abbastanza banale, però se non lo conoscete non potete pensare di valutare anche questo aspetto, insomma, ecco. Normalmente con la metrica, anche quando faccio corsi a pagamento o quant'altro, sono pochissime le aziende che hanno iniziato a fare questo tipo di attività. Se andate a seguire un corso, tipo il KubeCon, lì c'è qualche grossa azienda che dice come sta usando il sistema, perché lo sta usando, e si arriva a parlare anche di telemetrie, quindi di dire ah sì, ma noi abbiamo anche un'analisi rispetto a tutto il flusso dei servizi, perché quando sei una mega corporation hai tutta un'ampia gamma di servizi, tenere tutto sotto controllo è importante, insomma. Vabbè, abbiamo chiuso, quindi se avete domande, se no sta per subentrare il successivo speaker. No.
Grazie.